Dalla lettera di Tito, lotta contro i falsi dottori. Vi sono infatti, soprattutto fra quelli che provengono dalla circoncisione, molti spiriti insubordinati, chiacchieroni e ingannatori della gente. A questi tali bisogna chiudere la bocca, perché mettono in scompiglio intere famiglie, insegnando, per amore di un guadagno disonesto, cose che non si devono insegnare. Uno dei loro, proprio un loro profeta, già aveva detto: «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri». Questa testimonianza è vera. Perciò correggili con fermezza, perché rimangano nella sana dottrina e non diano più retta a favole giudaiche e a precetti di uomini che rifiutano la verità. Tutto è puro per i puri, ma per i contaminati e gli infedeli nulla è puro. Sono contaminate la loro mente e la loro coscienza. Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti abominevoli come sono, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Dalla pagina Indice Alfabetico del sito web www.tinelli.eu cercate Talmud, cosa dice veramente. Sempre a disposizione il libro Il Risveglio. Attenzione, è a colori solo nella versione ebook, mentre nella versione cartacea è solo in bianco e nero.